Ministero dello Sviluppo Economico, in agitazione il comparto del commercio ed entrano in mobilitazione anche i lavoratori delle mense scolastiche della capitale. Il bando a ribasso minaccia il lavoro e la qualità dell'offerta. Sentiamo Valentina Fenn. Il costo di un pasto per un bambino è equiparato a quello di un pasto per un cane. E questo è uno degli aspetti del nuovo bando per le mense scolastiche di Roma denunciati da UILTUX. L'abbassamento delle somme previste a pasto che passerebbero da 7 a 4 euro nei nidi e da 4,54 euro nelle scuole primarie. Per ogni cane i canili percepiscono 3,90 euro. Sarebbe una delle conseguenze del criterio del massimo ribasso. Altri effetti, continua il sindacato, sono quelli sulle condizioni di lavoro, con l'utilizzo nelle cucine di personale della multiservizi, con retribuzioni inferiori a quelle dei cuochi, e ancora sulla sicurezza alimentare per le carenze di organico tra il personale preposto a controllare la qualità dei pasti. Il bando non è stato ancora aggiudicato, qualunque ipotesi su costi e modalità del nuovo servizio è prematura e strumentale, questa la replica del Comune di Roma. Ma davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, CGL, CISL e UIL portano anche questa protesta chiedendo modifiche al bando approvato. Con un voto unanime la Regione Lazio ha deciso il taglio dei vitalizi per i politici regionali passati, presenti e futuri. Si passa dal calcolo retributivo al contributivo con una sforbiciata di oltre un terzo degli emolumenti, risparmi previsti per le casse regionali di quasi 7 milioni di euro l'anno. Il riposino di mezza mattinata si è trasformato in tragedia ieri in un asilo privato all'Appia. Ad accorgersi che qualcosa non andava, una delle maestre, il bimbo era cianotico e si agitava, ma i soccorsi dei sanitari sono stati inutili. L'ipotesi più plausibile è quella di un malore, ma sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte del piccolo di 10 mesi. Sul corpicino nessun segno di violenza, in procura attendono l'esito delle prime analisi mediche prima di dare il via alle indagini con l'apertura formale di un fascicolo. La lite in un bar, una discussione violenta tra tre persone alimentata dall'alcol nei pressi di una pompa di benzina di via Ostiense a Bitinia, al culmine della lite, la spinta è uno dei partecipanti alla rissa, cade, batte la testa, non si rialzerà più. L'uomo, uno straniero, è stato prima soccorso dagli altri litiganti che prima di allontanarsi avrebbero dato l'allarme, i due sono già stati identificati dalla polizia. Il tema rifiuti e ambiente senza vertice politico e aziendale ormai da febbraio è AME senza bilancio da un paio di anni con il piano industriale bloccato. I lavoratori in agitazione minacciano di incrociare le braccia e gli impianti edicolari in manutenzione sono destinati a lavorare una minor quantità di rifiuti al giorno. Se il tritovagliatore di Ostia è pronto ad entrare in funzione, all'appello manca un altro impianto in grado di assorbire almeno 400 tonnellate al giorno che rischiano di restare a terra. Dal 3 giugno 15 linee di bus diurni che percorrono la città dal centro alla periferia e viceversa prolungheranno l'orario fino alle 2 nel cuore della notte e dalla settimana successiva scenderanno in strada 3 nuove linee notturne, un piano per favorire il trasporto pubblico e disincentivare l'uso dell'auto privata, ha detto il sindaco, presentando le novità con le nuove linee che andranno a servire territori oggi scoperti dal servizio. Nuovi bus di superficie, mentre la metro è sempre più in affanno con le sue stazioni ostinatamente chiuse ad annunciare nuovi disagi per l'estate. L'assessore Meleo, ad agosto la linea A sarà chiusa per fasi, causa lavori di manutenzione, stop in calendario anche nei fine settimana di luglio, le chiusure di agosto invece saranno bisettimanali. Intanto la Regione Lazio decide di stanziare 240 milioni di euro per il trasporto pubblico di Roma, lo ha deciso la Giunta che ha approvato la delibera per la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo regionale trasporti, 240 milioni che vanno a sommarsi agli 80 milioni del contratto di servizio con ATAC per la gestione delle ferrovie ex concesse, uno stanziamento che sconta i tagli decisi dal governo al Fondo nazionale trasporti. Roma costosa da vivere, un romantico fine settimana nella capitale in un hotel a 5 stelle riservato ai paperoni, lo dice il rapporto della Deutsche Bank che ha analizzato prezzi e qualità della vita in 56 grandi città del mondo. In compenso il cappuccino al bar è tra i più economici, i salari che sono scesi ovunque, a Roma si sono contratti del 13% in valore reale da un anno all'altro a fronte di un generale aumento dei prezzi. Bene, era questa la nostra ultima notizia, a te Roberto. A dopo Francesco per eventuali aggiornamenti, intanto la nostra rassegna stampa.
Apriamo con il messaggero, l'accusa al PM Palamara completa i giochi per la Procura di Roma, il PM che è il successore di Giuseppe Pignatone, il magistrato indagato per corruzione in lista per il posto di aggiunto, inchieste, esposto di un PM al CSM su Pignatone, il fascicolo che venne indagato a Palamara è stato aperto a Perugia più di un anno fa, gli atti sono partiti dalla capitale, sono stati i PM romani che nel 2017 indagavano su un giro di corruzione nei TAR a ordinare la perquisizione di 100 fanti, dagli atti risulta che anche dopo quella data Palamara al consigliere del CSM quindi fu fuori ruolo e abbia continuato ad avere rapporti stretti con l'indagato. Lasciamo la capitale per un attimo, andiamo a Frosinone perché si parla di tangenti al catasto, si indaga, la procura ha già sentito una ventina di tecnici che frequentavano l'agenzia del territorio, secondo l'accusa sarebbero stati sborsati dai 100 ai 200 euro per accelerare le singole pratiche. Resta aperto un problema, ossia quello dei dirigenti che operano uno scarso controllo sull'attività del personale a contatto con gli utenti e che pur di fronte alle lamentele e alle dimostranze dei cittadini girano la testa dall'altra parte. Lasciamo, ritorniamo nella capitale per parlare invece della pioggia e del freddo che stanno colpendo Roma, i negozi restano vuoti, il commercio, il maltempo allontana i clienti dal settore dell'abbigliamento, fatturato in calo del 20% e così già parte la gara al ribasso dei prezzi. Gli acquisti sono ai minimi storici, risultati scoraggianti anche per calzature intimo, i saldi arriveranno ai primi di luglio, ma in campo ci sono già tante occasioni per risanare il commercio. Andiamo con Repubblica, al piano B della Roma, ora punta a Fiumicino, sopralluogo sull'area edificabile di Leonardo Caltagirone, vicino alla Fiera, per il via libera indispensabile, il sostegno al progetto del sindaco Montino, il progetto dello Stadio della Roma, pensato per Tor di Valle in alto mare dopo l'arresto dei big sponsor Pamasi e Lanzalone. Andiamo invece adesso a una storia molto più carina che ci riporta il Corriere della Sera, versi per coprire le celtiche, il blitz poetico a Fiumicino, sui muri e lazioni, sonetti di Shakespeare, Ungaretti e Rimbaud per appunto coprire le celtiche. Le strade di Fiumicino a nord di Roma nella notte tra lunedì e ieri sono state tappezzate con questi manifesti. E chiudiamo da Civitavecchia invece con questa fotonotizia che ci riporta il porta a porta, caccia ai furbetti dei rifiuti, già 20 multati, i vecchi cassonetti diventano delle discariche, la nuova pratica della raccolta rifiuti procede ma a rilento, intanto a chi c'è chi non vuole adeguarsi spuntano discariche abusive un po' dovunque. Lasciamo la nostra rassegna stampa e vediamo una vostra segnalazione, questa volta positiva. Scriverci è Pietro che ci dice finalmente, almeno per una volta, della mia segnalazione positiva. Dopo avervi detto il 25 febbraio scorso circa la pericolosità del manufatto interno al parco di Forte Bravetta, finalmente dopo 3 mesi è stato messo in sicurezza. Un'apposita recinzione salvaguarda la zona circostante del manufatto stesso.